raga, qui Daniele Frebbiani su un nuovo episodio di Happy Wheels. Siamo all'episodio numero 11 e prima di cominciare questo episodio voglio come al solito salutare i primi tre che hanno commentato nello scorso episodio. Vi ricordo che se sarete i primi tre a commentare in questo episodio verrete salutati nel prossimo, che è l'episodio 12. Quindi, chi devo salutare oggi? Oggi devo salutare Envy, Vivace Best e Gabriele, che sono stati i primi tre a commentare nello scorso episodio. Mi dispiace se non siete stati i primi tre, però potete riprovarci anche in questo episodio, perché appunto se sarete i primi tre vi saluterò nel prossimo. Comunque, prima di passare ad altro, prima di iniziare il nostro a giocare veramente vero e proprio, voglio lasciarvi una piccola domanda, che è se vi piacerebbe oppure no una facecam, cioè vedere la mia faccia, le mie reazioni vere e proprie per l'episodio 20 oppure 15, non lo so. Forse 20 è un po' meglio perché 15 ho meno tempo per prepararmi. Anche se facciamo un episodio alla settimana, no, quindi anche va bene 15 in realtà. Quindi ditemi se vi piacerebbe una cosa del genere. Quindi avete anche qualcosa sulla quale commentare. E vi ricordo che se c'è qualche livello o qualcosa che vi piacerebbe vedere che noi facciamo nella nostra serie, beh, lo potete comunque scrivere perché sono sempre aperto a suggestions e appunto consigli vari. Quindi, bandule ciance. E iniziamo il nostro episodio. Ok, allora incominciamo con questo livello che si chiama Stairfall, che sembra essere qualcosa di divertente. Un mio amico ha detto che ci ha giocato, anzi, l'ho visto oggi che si giocava a scuola. Sì, giochiamo a scuola, ma tralasciamo. Stavo usando questo ed era venuta una cosa piuttosto divertente, quindi voglio provare anch'io con sto tizio qua. Vediamo. Oh no, sono morto tipo anche prima di iniziare, va bene. Vediamo se riesco a replicare la cosa che è successa. Vediamo se riesco a farlo. No, non era cadere nel nulla senza motivo. Era. Vediamo. Ecco, guardate le ruote. Non ha senso. Tipo. Non so, cioè, vanno dove vogliono. Però non lo fa. Oh, forse ce la possiamo. Possiamo anche. No, cioè, siamo riusciti ad arrivare alla fine delle scale. Mi sono preso una testata proprio contro il pavimento. Proprio perché sono sfigato e non riesco a fare il livello. Quindi. Bene, iniziamo bene. Vediamo se riusciamo almeno a farlo. Vediamo se riesco ad arrivare anche così. Ah, oh, no. Sono troppo. Non ho abbastanza momentum per arrivare. Le gambe sono arrivate. Ok, riproviamoci un'ultima volta. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo se riesco a rimbalzare tipo la mia via fino in fondo. Oh, piano, piano. Non smasciarti il collo contro il pavimento, per favore. Bravo, rallenta. Ola. Adesso possiamo andare così tranquilli, come se non fosse successo nulla. Possiamo saltare, non sapevo si potesse saltare col trattore. Ok, c'è una fine o mi devo suicidare contro un muro? Ok, eccolo là. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci sono voluti tipo 20 prove, però ce l'abbiamo fatta. Proviamo Assassin Combat, cos'è? Your Pogo will break in. Oh, no, non sono riuscito a prendere la spada. Ok, allora, abbiamo la spada dietro. Oh, l'ho mancato. No, come mi sono rotto il. Ok, riproviamo un'ultima volta. Ma perché non riesco a prendere la mia spada? Non è giusto. Cioè, sto premendo spazi, ma. Dai, lasciamolo prendere. Lasciamolo prendere. Dai. No, eh. L'ho calciata. Vediamo se la becchiamo. Vediamo se lo riusciamo a uccidere senza. No, ma. Oh mio Dio. Questa è la scena più terribile di sempre. Ci serve la censura in questo momento. Ok, allora proviamo questo livello che si chiama Neon Log Smash. Che non so cosa sia Log Smash, è log. Oh, ok, ho capito, ho già capito. Non so perché il neon, ma. Vabbè. È giusto. Ci si sente benissimo quando si smasha la gente su Happy Wheels perché fanno quel rumore molto satisfacente. Cosa che viene schiacciata, è proprio. Ah, ti rilascia tutte le tue ispirazioni suicide. Ok, proviamo questo qua che si chiama 1% possibile. Se vinci ti do un biscotto. Voglio il mio biscotto, quindi pensiamo come possiamo fare. Ok, allora vediamo cosa c'è. C'è. Ok, questo ci basta andare con l'ang. No, ok. Pensiamo ad un metodo normale. Così se io mi butto qua e uso questa come. C'era una mina dall'altra parte, quindi non posso usare l'altra parte. Se io faccio così, faccio le capriole. Ah, ma ci so. Oh, ma sono morto comunque. Vediamo, devo far cadere quella e rimanere qua. Dai,
Dai. Mi ha quasi preso in testa. Secondo me noi possiamo vincere semplicemente senza toccare, semplicemente facendo toccare la nostra bike, la nostra piccola biciclettina qua, che non mi ricordo mai il proprio nome, ma penso sia Segway, sì, penso sia Segway. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ah, abbiamo vinto! Siamo esplosi, però abbiamo vinto, quindi io voglio il mio dannato biscotto. Dammi il mio dannato biscotto. Ok, proviamo. Non so, deliver the mower. Cos'è? Cosa devo fare? Oh, dimmi che è con il tizio. Sì, è con il tizio dell'elicottero. Dobbiamo. Ma mi sono buttato giù. Ho premuto il tasto sbagliato. Allora, qual è? Control. Prendiamo. Sì, la possiamo tirare su. Che figata. Però, forse quella è la posizione peggiore per tirare su una cosa. Allora, premiamo spazio. Tiriamolo su. Ci ha portato un po' giù. Tipo, è troppo pesante. Ora, proviamo ad andare avanti senza. Piano, 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 piano. Mi sono incastrato la panza. Ok, piano, 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 piano. Un'altra panzata. Vabbè. Dio santo. Doveva proprio esserci una mina lì sotto. Cioè, come facevo a sapere che c'era una mina lì sotto? Proprio nella faccia mi è arrivata. Cioè, non lo so, ma se io provo ad andare da no, è troppo sottile lo spazio sopra. Quindi non posso neanche provare a cittare andando di lì. Ok, non abbiamo preso la panza stavolta. Andiamo piano, 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 piano. Le mine, piano, piano, piano. Piano. Ok, tranquillo, siamo allo stage 2. È tipo la cosa con la più tensione possibile. Ok. No, 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 no. Siamo rimbalzati. Il rimbalzare da una parte all'altra è geniale. Ok, non toccare il soffitto. Non vedo nessun soffitto. Ah, adesso vedo il soffitto. Vabbè. Abbiamo perso una ruota del nostro. L'ho quasi toccato. Abbiamo perso una ruota del nostro aereo. Ora come faremo? Come atterriamo ora? Vabbè, useremo il trattorino qua come ruote di scorta. Ok, vediamo se riusciamo ad andare avanti senza morire. Ok, ce la possiamo fare. Basta che andiamo con calma. Questo è il livello dove devi avere più calma possibile o non ce la fai. E io tipo lo sto facendo tutto senza pensarci. Alla fine, basta arrivare alla fine, non importa come lo facciamo. Oh, quanti stage ci sono? Siamo 5. Ok, siamo arrivati alla zona di drop. Ah, ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo 1 minuto e mezzo, però ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, visto che non ne abbiamo visto ancora uno oggi, voglio andare a fare questo livello che si chiama Flip Don't Move, quindi non ci dobbiamo muovere, dobbiamo solo guardare e vedere cosa succede. Comunque, voglio scusarmi se mi sentite un po' stanco, solo che oggi ho avuto il rientro, quindi 8 ore di scuola sono piuttosto pesanti e diciamo sono anche tornato a casa piuttosto tardi, quindi appunto sono un po' stanchino, ma appunto non estremamente, perché alla fine non avrei fatto il video se ero proprio estremamente stanco. Mi sarei addormentato facendo il video. Quindi, cosa sta succedendo qua? Praticamente nulla, stiamo vedendo bandati intorno nel nostro livello. Voglio vedere più che altro come finisce il livello, perché non so, tutti i don't move finiscono in modi strani. E voglio vedere se questo finisce in un modo diverso o succede qualcosa di strano. Però è bello perché gioca un po' sulla forma della nostra bicicletta. Potete vedere che tipo gioca sugli angoli, su tipo i puntini o cose del genere per muovere la bicicletta intorno, cosa che è piuttosto carina e è una cosa un po' diversa. Quindi vediamo dove veniamo mandati. Ok, di nuovo queste eliche che fanno un casino enorme a proposito, ma vabbè. Ok, cannone. Cosa succede? No, oh mio Dio! Ecco, vedete cosa intendevo di utilizzare la bici appunto come per i movimenti. Per esempio adesso sono stati mandati via con il retro, con la ruota della bici. Ok, finita così. Ok, mi aspettavo qualcosa di diverso, però dai, almeno era un po' carino. Comunque, proviamo qualcun altro. Vediamo, proviamo 0.001% possibile. Ok, perché ci sono robe lì che vengono rotte? Oh mio Dio, siamo proprio stati distrutti come nulla. La testa è rimasta dall'altra parte. Vediamo se riesco a farlo in qualche modo. No, è veramente difficile, cioè, no, non ce la fai. Oh mio Dio, no, avevo quasi schivato il tutto. Oh, è il bello che riesci a schivare tutto, però poi viene beccato dalla lama lì, quella lì che gira, che è.
Dai, sono andato su. La cosa più semplice che è andare contro questa spada qua. Vabbè, vediamo se riesco a farlo. Ci provo un'ultima volta, giusto per vedere se è possibile oppure no. Se qualcuno di voi riesce a farlo, non lo dica. Oh mio Dio, sono stato distrutto ancora di più. E non avevo neanche notato che c'erano le mine. Aspetta, proviamo ad andare qui dietro. Cosa succede se vado qua? Vengo tritato anch'io o mi blocco? Forse non mi. Ah, ma mio Dio, ma Dio santo, io voglio andare lì dentro e voglio essere tritato. Lasciami essere tritato invece di uccidermi. No, non si riesce ad andare. Ok, questo livello non fa per noi. Ok, allora proviamo questo livello che si chiama Escape the Box. The Box. Oh mio Dio, non so neanche leggere. Che dovrebbe essere piuttosto carino. A volte io non riesco mai a fare questi livelli perché dovresti uscire. Però in realtà io provo sempre a tipo. Oh, ce l'ho fatta! Oh, ce l'ho fatta! Sono riuscito a uscire. Ho dato tipo una testata al muro. Però ho un'idea migliore. Voglio provare a andare su dritto e mettermi tipo in una posizione strana. Anche così ce la possiamo fare. Vediamo se io mi appendo qua e faccio tipo. Mi metto in orizzontale così vediamo cosa succede. Anzi, oh sì, sono stato mancato da tutte. Quindi vedete che non serve neanche uscire dal box per vincere. Quindi abbiamo trovato un metodo diverso. Vediamo, voglio stare così. Salve, io sono Tizio con la maglia marroncina. E oggi vi insegnerò a fare un try jump all'aria e avere un pisello che è un bastone. Ovviamente. Perché? Perché? Non vanno più giù. Guardate, si sono incastrate le nostre spade. Dai, dai. Dai, ce la possiamo fare. Siamo diventati tipo un. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi potete vedere che non serve neanche uscire dal box per vincere. Quindi abbiamo trovato il metodo per vincere anche senza fare quello. Vediamo, proviamo questo che si chiama Death Tower. Cos'è Death Tower? O ok, devo semplicemente sopravvivere o cosa? Non ho capito. Devo cadere e sopravvivere tutti questi colpi. E sono stato incastrato da quello. Probabilmente non verrò mai più staccato da esso. Oh, no, è impossibile. Cioè, tipo vieni. E siamo stati impalati. Adesso siamo un shish kebab. Guardate, mamma, sono diventato uno shish kebab. Perché? Cioè, perché mi chiedo? Perché faccio queste battute pessime? Non lo so. Vabbè, proviamo con un ultimo don't move. Visto che non abbiamo mai visto uno con il pogo. O almeno è un bel po' che non ne vediamo uno con il pogo. Vediamo cosa succede in questo. E penso sia l'ultimo livello che andremo a fare. Perché non abbiamo moltissimo tempo. E in più è già piuttosto tardi. E non posso continuare a registrare. In più vi ho detto che sono stanco morto. E non vorrei addormentarmi mentre faccio i video. Quindi appunto non sarebbe un bel video vedere me che dormo. O almeno più che altro sentire me che dormo. Ok, non so, i ragionamenti più stupidi di sempre, ma tralasciamo. Vediamo dove arriviamo. Oh, ok, nulla di così speciale. Mi aspettavo di più. Siamo rimasti sulla base per almeno tipo 2 secondi e poi abbiamo vinto. Vabbè, comunque, per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e darmi idee, consigli, qualsiasi cosa che voi abbiate o che mi vogliate dire, appunto, la potete sempre lasciare nei commenti. Sapete che apprezzo ogni consiglio e ogni commento e ogni mi piace che lasciate. Quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che mi scuso e mi scuso direttamente con voi se non sono il meglio in questo video, ma come vi ho detto sono piuttosto stanco, anche se diciamo non è venuto malissimo. Non possiamo dire che ho registrato male oggi. E nulla, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Con questo saluto, bla raga. Qui Danifra.